Ciao ragazze, allora in questo nuovo video vorrei farvi il tutorial di questo ciondolo qua a forma di croce. Per la realizzazione di questo ciondolo ho utilizzato le Gem Duo, quelle macchiate. Sono bellissime, questo colore è molto estivo. E per l'aggancio della collana io ho effettuato questo tipo di lavorazione in modo che la collana passi all'interno di questo anellino e non venga fuori perché non mi piace mettere il gancio sopra, non mi piace sia evidente, quindi l'ho effettuato in questa maniera. Allora, la lavorazione non è per nulla difficile, però è un po' lunghina, ecco. Allora, i materiali necessari per poter effettuare questa croce sono due colorazioni di Rokai 110, Gem Duo, bicono da 4 mm o mezzi cristalli da 4 mm, rondelle 3x4 mm, Rokai 150 e un Rivoli da 14 mm. Io ne ho due qui perché devo decidere ancora quale utilizzare, se quello rosa o quello nero. Quello grigio, scusate. Allora, il primo passaggio da fare è quello di infilare sul lago 3 rocaie 110 alternate ad un mezzo cristallo da 4 mm. Facciamo questo passaggio per 4 volte, quindi chiudiamo a cerchio, facciamo i soliti nodini e fuoriusciamo da un mezzo cristallo. Usciti da un mezzo cristallo dobbiamo lavorare a peyote, quindi aggiungiamo una rocaille 110 e ci inseriamo nella rocaille centrale delle tre. Dopodiché aggiungiamo un'altra rocaille 110 e ci inseriamo nel mezzo cristallo. Ok, e facciamo questo passaggio per tutto il giro. Allora, una volta effettuato il giro, ci ritroveremo così. Fuoriusciamo dalla rocaille 110, inseriamo due rocaille 110 dell'altra colorazione e ci inseriamo nella rocaille sporgente successiva. Sul mezzo cristallo, invece, aggiungiamo 5 rocaille 110. 5 e ci inseriamo nell'altra rocaille. Ecco qua. Dobbiamo fare questi due passaggi per tutto il giro. Il prossimo passaggio da fare sarà quello di fuoriuscire dalla terza rocaille del gruppetto da 5 che si trova sul mezzo cristallo. Inseriamo 3 rocaille 110, usciamo dalla rocaille centrale e rientriamo all'interno della stessa rocaille dalla parte opposta. Attraversiamo le perline e giungiamo nuovamente sulla perlina di punta sul mezzo cristallo. Quindi in pratica dobbiamo fare questo passaggio altre 3 volte su ogni mezzo cristallo. Ecco qui. Allora, il prossimo passaggio da fare sarà quello di fuoriuscire dalla rocaille 110 dell'apice delle tre appena inserite. Inseriamo sul lago 3 rocaille 110 e ci inseriamo nella rocaille centrale dell'apice successiva e vedrete che il lavoro inizia a chiudersi perché questa rappresenta la nostra incastonatura. Quindi facciamo questo passaggio per tutto il giro, mettiamo il nostro rivoli e stringiamo bene il lavoro. Il prossimo passaggio da fare è quello di aggiungere una rocaille 110 in ogni spazietto che ci troviamo, quindi qui, 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 allora, quindi una 11 e ci inseriamo e passiamo nelle due rocaille rosa successive. Ecco qua, un'altra rocaille 11 e ci inseriamo un'altra rocaille 11 e ci inseriamo nelle 5 rocaille che fanno parte quindi dell'incastonatura, quindi queste. Ce la posso fare e usciamo quindi da qui. Avremmo potuto farlo prima questo passaggio, eh? Adesso aggiungiamo una 11 qui. Ci sono una qui, una qui. Quindi sopra ogni rocaille 110 argento ne mettete un'altra argento. Allora ci ritroviamo così, fuoriusciamo da una rocaille 110 di quelle appena inserite.
Allora, adesso dobbiamo fare due passaggi. Allora, dove sotto abbiamo le due rocaille 110 rosa, dovremmo aggiungere 5 rocaille 110 e io in particolare ne aggiungo 2 argento, una rosa e 2 argento. E ci inseriamo nella locaia 110 sporgente, dove invece sotto abbiamo praticamente l'archetto dei 5 inseriti inizialmente per l'incastonatura. Aggiungiamo una locaia 11, una gem 2, una locaia 11, una gem 2 e una rocaille 11 e ci inseriamo nella rocaille 110 successiva. Facciamo questi due passaggi per tutto il giro. Allora, alla fine del passaggio dovremmo ritrovarci così. In questo passaggio che abbiamo appena effettuato, dovete stare attente a infilare le gem duo in modo tale che la gobbetta si ritrova sulla parte anteriore del lavoro. Allora, effettuato questo passaggio, dobbiamo uscire dalla rocaille centrale delle 5 appena inserite. Inseriamo sul lago una 11, un cipollotto e una 11 e ci inseriamo nel foro superiore della gem 2. Ecco qua. Tra le gem 2 invece inseriamo due gem 2. Uno sempre facendo attenzione alle gobbette. Quindi inseriamo le due gem 2 e ci inseriamo nella gem 2 successiva. E dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Praticamente adesso uscendo dalla gem 2 dovremmo inserire rocaille, cipollotto rocaille ed entrare nella rocaille centrale delle 5 inserite. E così via per tutto il giro. Ecco qui come ci ritroviamo adesso. Allora, praticamente i nostri tre braccini diciamo che sono fatti. Dobbiamo fare questa parte qui. Allora, fuoriusciamo dalla rocaille subito dopo il cipollotto. Inseriamo sul lago 3 rocaille 11, 1, 2, 3 e ci inseriamo nel foro superiore della gem 2. Ecco qua. Tra le gem 2 inseriamo 3 rocaille 110. Io metto un argento, una rosa e un argento e ci inseriamo nella gem 2 successiva. Altre 3 rocaille 110, 1, 2 e 3 e ci inseriamo nella rocaille prima del cipollotto ed entriamo anche nel cipollotto. Ecco qua. Tra un cipollotto e l'altro inseriamo un altro cipollotto e ci inseriamo nel cipollotto successivo e anche nella rocaille. Ecco qua. Poi non vi preoccupate che si sistema. Usciamo dalla rocaille 3 rocaille 11 e ci inseriamo nella gem 2. Ecco qui. 3 rocaille 11, quindi un argento, una rosa e un argento e ci inseriamo nella gem 2 successiva. Facciamo la stessa cosa qui, qui. Arrivati qui, dobbiamo aggiungere due gem 2, fuoriuscire poi dalla gem 2, inserire 3 rocaille, entrare in questa rocaille, uscire dal cipollotto e inserire un altro cipollotto. Allora, ragazze, giunte alla quarta gambetta, in pratica aggiungiamo due gem 2 come ho fatto io e ci inseriamo nel foro superiore della gem 2 successiva. Ecco qua, aggiungiamo 3 rocaille 11,
e ci inseriamo nella rocaille e nel cipollotto, come vi spiegavo prima. Ecco qua. Tra un cipollotto e l'altro, un altro cipollotto ed entriamo nel cipollotto. Ecco qua. Adesso passiamo nelle quattro rocaille 11-0 che si trovano lungo le gem 2. Questi sono i passaggi un po' antipatici. Ecco qua, 1, 2, ce la farò. Ecco qua. Usciamo da qui. Inseriamo 4 rocaille 11, ci inseriamo nella prima. Ecco qua. Nella prima rocaille delle 3. Ecco qua. Aggiungiamo 3 rocaille 15 e ci inseriamo nella terza rocaille di questa tripletta. Andiamo a fare una sorta di decorazione. Altre 4 rocaille. E ci inseriamo nelle rocaille che si trovano sotto. Questo passaggio lo facciamo per altre 2 volte. Quindi qui, qui e qui. Allora ragazze, giunte all'ultima gambetta, usciamo da questa rocaille. Aggiungiamo sul lago 3 rocaille 11 e ci inseriamo nel foro superiore della gem 2. Ecco qua. Aggiungiamo le ultime 2 gem 2. Sempre facendo attenzione a infilarle dalla parte giusta, di così, e ci inseriamo nel foro superiore dell'altra gem 2. Ce la posso fare. Allora, nel frattempo mi si erano dato il filo e tutto il resto. Allora, una volta aggiunte le nostre gem 2, usciamo da questa gem 2, inseriamo 3 rocaille 11 e ci inseriamo nelle rocaille subito di seguito. Adesso dobbiamo ripassare all'interno di tutta la lavorazione e fuoriuscire da questa rocaille. Allora, una volta ripassati all'interno di tutta la lavorazione, fuoriusciamo da questa rocaille 11-0. Inseriamo sul lago 4 rocaille 11 e ci inseriamo nella gem 2, l'ultima gem 2. Tra una gem 2 e l'altra inseriamo 3 rocaille, una argento, una rosa e un argento e ci inseriamo nella gem 2 successiva. Usciti dalla gem 2, inseriamo altre 4 rocaille 11 e ci inseriamo nelle rocaille che si trovano sotto. Eccole qua. Adesso valutate voi la situazione. Se avete necessità di rinforzare la lavorazione in questa zona, fate tutto il giro e fuoriuscite poi da questa rocaille. Altrimenti vi consiglio di arrivare ad un certo punto, tipo qui, fare un nodo e tornare indietro, come farò io adesso. Ecco qui, ho fatto il nodo a questo livello. Adesso torno indietro, ripassando all'interno di tutte le perline. Ecco qua. Allora, giunti a livello dell'ultima rocaille, nel frattempo a me mi si è spezzato il filo, è tutto un caos. Aggiungiamo 4 rocaille 11 e ci inseriamo nella prima rocaille della tripletta che si trova qui sull'apice.
3 Rokkai 15 ed entriamo nella terza Rokkai di questa tripletta. Altre 4 Rokkai 11. 2, 3 e 4 e ci inseriamo nelle Rokkai sotto. Ecco qua. Sa che dovrò aggiustare. A questo punto fate tutto il giro e arrivate qui sulla punta dove andremo a costituire praticamente il gancio per la catenelle, per la Allora catena. ragazze, Adesso facciamo l'asola. Sto finendo la memoria, quindi cercherò di fare in fretta e di essere chiara. Esco da questa rocaille, quindi la terza delle tre. Metti a fuoco. Ecco qua. Prendo 12 rocaille 11-0 e mi inserisco in allora questa ragazze, inserite le rocaille. nostre 12 rocaille qui. Usciamo da questa Rokkai, ne inseriamo altre 12 e ci inseriamo nella Rokkai 11.0. Vi faccio vedere un attimino questa qui, che è praticamente la prima Rokkai della tripletta che abbiamo inserito qualche giro precedente. Ecco qua, e si viene a creare. Giriamo bene il lavoro. Ecco qua. Adesso ripasserò più volte all'interno di queste rocaille per rinforzare. Allora, una volta effettuato il passaggio per la nostra catena, direi che il ciondolo è pronto. Ecco, adesso io passerò ancora una volta all'interno della lavorazione perché ho necessità di irrigidire questa parte. Dopodiché il mio ciondolo sarà pronto. Ecco, devo dire che in queste colorazioni mi piace molto, perché ho messo il rosa, perché fosse stato grigio e nero, insomma, con il rosa gli ho dato quel tocco in più, quel brio in più e mi piace molto. Ecco qua, allora i nostri ciondoli pronti. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, che i passaggi siano chiari. In caso contrario, potete contattarmi tranquillamente e chiedermi qualsiasi cosa. Che cosa è successo? E niente, ragazze, ci vediamo al prossimo video. Ciao!